Io sono venuto in Malopo Schiavo negli anni 80 e sono venuto per una questione finanziaria praticamente, economica, ecco. In Portogallo avevo un impiego, lavoravo, ma il problema è che quando vedevo i miei compagni che arrivavano dalla Svizzera e avevano un altro sistema di vita con la macchina, facevo una vita un po' più agiata di me, allora pensavo, vabbè, provo anch'io. Io a Valpo Schiavo ho costruito praticamente tutto quello che ho. La mia vita, tutto quello che ho l'ho costruito qua. Ho costruito la mia casa, ho fatto una casettina in Portogallo, che non è granché, però se vado in vacanze ho un posto dove andare, vicino ai miei genitori. Però io ti dico che a Valpo Schiavo è una val bellissima. Posto per crescere una famiglia l'ideale, è un posto ideale. Dopo già quando crescono è un po' problematico perché devono andare sempre via, perché qui non c'è niente, allora per studiare, per fare un qualsiasi devono andare via. È vero che qui c'è poco, per i giovani c'è poco, una volta c'era un po' di più. Attualmente lavoro nella chiesa riformata di Poschiavo. Niente, mi hanno accolto molto bene qua in comunità e sono contento di aver trovato questo lavoro qui e mi sento bene. L'integrazione bisogna conquistarsela giorno per giorno, nel senso che devi partecipare in tutti gli eventi che ci sono nella comunità, certe cose che fanno qui che tu ti domandi ma perché lo fanno? Perché è la sua cultura. Allora tu ti devi adattare a loro e dire, va, provo anch'io a fare, no? A vedere com'è, se è bello, non è bello. E alla fine ce la fai, se hai la volontà ce la fai, ti integri senza problemi.